Buonasera a tutti. Buonasera a tutto il mondo, a quel mondo invisibile e a quel mondo che ancora oggi non ha ancora capito nulla. Oggi si commemora il 27 gennaio da Auschwitz. Da quei filmati che ancora si vedono, da quei filmati teleschiani, da Hitler, a un mondo di persone che ancora oggi presumo che non capivano i veri valori di questa vita, i veri valori di un umanesimo, i veri valori di vivere una vita abnorme, una vita tranquilla e felice. Ho parlato in questi giorni con tanti miei amici, ho parlato anche perché se nel mio cuore vige l'onestà, se nel mio cuore vige l'uguaglianza, la fraternità, la pace, l'affetto, ho parlato per 90 minuti con tanti miei amici, ho parlato per 30 minuti in Piazza del Popolo, nel popolo dei rossi, nel popolo di quelle persone che non hanno mai sbagliato ma che hanno sbagliato, quelle persone che egoiste, avare, ninfomane e più ne ha più ne metta. Ho parlato in questi giorni per 90 minuti, come il tempo di una partita di calcio, quando ero dirigente della Pottevichese. Ma veramente ho fatto anche un tradizionale discorso, che in quegli anni, pur vedendo film, leggendo libri di storia, leggendo tante cose che ancora oggi vorrei leggere, perché la vita non è fatta di odio, la vita non è fatta di mascalzonaggine, di truppe, di imbrogli, la vita non è fatta di queste cose. Ancora oggi, guardando film, ho ribrezzo di certe persone che si sono comportate in male modo con il sangue del suo sangue. Ancora oggi piango per quelle persone che sono state messe nelle camere a gas, sono state bruciate, sono state fucilate, impiccate, frustate. Io, Giovanni Di Giuni, non sono quel tipo. Io vorrei sempre ragionare con le persone, ma non è solo quello che mi dà fastidio. È da novembre che c'è la guerra in Russia, in Ucraina. Mi dispiace per i morti che ci sono e che verranno, e mi dispiace per quello che potrebbe succedere in Italia. Mi dispiace per le persone come me, che ho sempre amato un mondo, un'Europa, un fratellismo e un grande amore per tutti. Ho tutte quelle cose che sento, anche per Macron,
dopo ognuno può amare uomini, può amare donne. Possono essere un diversivo a quella storia giusta di Adamo ed Eva, però un uomo e una donna, se si amano, è come ha detto Bergoglio oggi, ha detto ai genitori di quei figli e di quelle figlie che sono lo stesso o che amano giustamente una persona di pari sessi, di pari sesso, sia lui o lei, non c'è da vergognarsi. Perché l'amore, l'affetto, la fiducia e l'equità sono nell'anima, nel cuore. Ancora in questi giorni si parla di divorzio, si parla di persone che non amano più i suoi mariti, si amano quelle persone che lasciano i propri mariti. O come le donne lasciano i propri mariti e i propri mariti lasciano le loro donne. Ma purtroppo l'amore è una cosa che vale, è una cosa che nasce, è un affetto materno, paterno, è una cosa di un inverosimile che è difficile parlarne, è difficile dire le cose come stanno. Però se una persona si innamora di un'altra persona, ci sarà un motivo, ci sarà un perché, ci sarà un qualcosa di diverso. È vero. Delle volte, leggendo la storia, si parla tanto di Mussolini, però il discorso che Mussolini aveva dato le pensioni, aveva aiutato i poveri. Se poi si è andato oltre quella storia strana, anche una persona può essere plagiato da un truffatore, da una maledicenza. Purtroppo Mussolini, quando è venuto a sapere la sua storia, era ormai troppo tardi. La guerra era ormai invasata da morti, da cenere e da tante altre cose che purtroppo chi non c'è più, ma chi c'è ancora, qualche anziano, qualche anziana che può testimoniare queste cose, non è così bello ascoltarle. Ma è bello far sapere alla gente quello che c'era prima. E non è giusto che si possa ritornare in guerra oggi. Io spero tanto che Putin non blocchi il gas, perché i colpi sbagliati della nostra Italia, quando oggi potevamo essere in Serie A, oggi siamo in serie merda, zero, zero. Perché avevamo le piattaforme da far partire, da provare l'estrazione del gas, del metano, del petrolio. Invece noi abbiamo un'Italia che non capisce nulla. Abbiamo un'Italia che è sotto zero con l'economia. Stiamo perdendo il turismo. Stiamo perdendo da anni denaro. L'economia non funziona e non traina l'Army Giant, l'economia americana. Continuiamo a fare incentivi. Agricoltori hanno preso mezzi con incentivo e oggi non sanno quando gli possono dare i mezzi perché non ci sono i magazzini col materiale. Oggi manca il magazzinaggio. Oggi mancano le materie prime. In Italia abbiamo sempre tasse, gasolio, benzina, autotrazione agricola,
abbiamo il tasso di interesse superiore a tutte le nazioni, abbiamo una sanità che vale zero, abbiamo una scienza ineludibile che non vale nulla, abbiamo una storia. Cosa serve oggi l'Italia? È da giorni che stanno cercando di votare un presidente del Consiglio, un presidente della Repubblica. Ancora oggi non si trova nessuno di dare una sensazione di onestà. Qui tutti vanno a cercare il loro sapere, il loro fare e giocare i loro giochi per i loro destini, per i loro borselli. Non so cosa dovrei dire ancora. Abbiamo fabbriche da fare partire, abbiamo disoccupati da dare lavoro, abbiamo i prezzi da diminuire della carne, della frutta, della verdura, dei formaggi e di tante altre cose come generi di prima alimentazione. Stiamo pensando al Green Pass. Stiamo pensando al Covid. Non lo stiamo mica pensando, è 2 anni che ce ne andiamo in torta e non sappiamo, ma non lo sanno forse cosa sia successo. E continuiamo a credere e a dire baggianate. Io vorrei solamente dire, come futura, per me, per noi, per i nostri giovani, per i nostri figli, un'altra cosa vorrei dire. Ancora oggi ho sentito che in Italia non si fanno più figli. Ma perché non si fanno più figli? Ci sarà un motivo. Lo Stato non aiuta più gli italiani. Aiuta i nostri fratelli. Quelli che arrivano da quei paesi bonco conco. Da quei paesi conco bonco. Quei paesi che veramente ci sarebbe da avere un qualcuno che li aiuti anche loro, ma a casa sua, a dare lavoro, portare economia, dare benessere. Ma qui si continua a fare il pan per l'arc. Non lo so. Vorrei dire che questa è un po' una patetica inutile. È vero, ci sono lettere, rimostranze. Tanta gente ha invitato le autorità di vigilanza per il Covid, per sapere quanta gente, per sapere i veri numeri. Abbiamo sempre detto di cercare gli eletti veri, onesti, per un grande popolo sovrano. Abbiamo detto veramente che ci vogliono i veri poteri di una monarchia vera. Ci vuole veramente della gente onesta per fare quel discorso di far ripartire questa grande Europa e che sia non più battibile, ma imbattibile per tutti i sensi. Perché la destra o la sinistra deve comportarsi bene. Non dobbiamo continuare a fare giochi di prestigio, ma dobbiamo cominciare veramente a capire l'importanza di un lavoro, di un'equità, di un'unità fratellistica, di una fratellanza comune. Bisogna cominciare a pensare di non rubare più al popolo, come si è fatto in questi anni, come si fa ancora oggi. In questi giorni si è ammalato il papà di Manuel, non il papà, il nonno. Spero che Giuseppe Gilberti, penso che guarisca e che il Signore gli dia la grazia di tornare a casa sua. Perché quel signore lì ha 85 anni e quel signore lì ha visto tante cose e può parlare più di me. E può dire veramente cos'è l'umanità. Cos'è la povertà? Cosa vuol dire ricchezza? Cosa vuol dire volersi bene fra amici? E essere amici veri e non falsi.
perché questa gente può parlare, questa gente può dire più quella che posso dire io da 60 anni. E vorrei veramente che questi bambini, questi ragazzi ormai adulti, incominciassero a capire le verità della vita, che vuol dire amarsi, parlarsi, discutere di potere, discutere di politica, discutere di lavoro. Io sto cercando 10 persone che vengano con me qua a Cremona, perché quest'anno ci sarà la candidatura di sindaco qua a Pozzaglio. Vorrei ripropormi, ma ho bisogno di 9 persone. E ho bisogno di 10, 11 persone, non di più, che vengano nella mia squadra, perché voglio ricandidarmi per Pozzaglio. E vada come vada, perché vorrei ripartire da qua. Vorrei ripartire per dare lavoro a tutti i pozzagliesi, per farli restare a casa sua e a lavorare a casa sua. Abbiamo tante cose da fare. Abbiamo uno stabilimento della Wiki che è fermo da anni, quello che faceva le biciclette. Abbiamo degli stabilimenti da fare. Abbiamo tante cose da fare, ma ho bisogno di 10 persone oneste che vengono con Giovanni Digiuni, perché veramente voglio ripropormi, voglio ripropormi per candidarmi per sindaco di Pozzaglio. Spero che questa diretta la veda anche Carlo Arnaboldi, dove tanti anni fa andai a Cantù a dargli una mano. Oggi ho bisogno di me stesso, ho bisogno delle loro mani, ho bisogno di persone che vengano con me. Perché veramente è vero, sarebbe il momento che Digiuni vada da Mattarella, ma non posso io andare da Mattarella. È come quel sindaco del Veneto che ha fatto la squadra adesso e da 6 mesi, e sono i 32, e l'ha fatta lui e il suo amico. Ma è partita, ma non è leggibile per tante cose. Perché ci sono delle leggi anche in politica. E non è facile andare a fare quello che hanno fatto gli altri con tanti soldi che gli hanno dato gli altri. Perché se non c'era Grillo il Movimento 5 Stelle non c'era. Se non c'era Casaleggio il Movimento 5 Stelle non c'era. E quelli d'Italia Nostra, di Renzi, viva l'Italia, non c'era se non trovavano i soldi che glieli dava Matteo Renzi. Perché ci sono dei giochi strani nella politica, sappiatelo tutti. L'onestà è onestà. Matteo Salvini non c'era oggi, se Umberto Bossi non lo aiutava con i soldi che sono spariti. E tutto il resto che è successo. Perché se dobbiamo guardare il passato di queste storie, salta fuori un casino. E come mai tante cose non vengono mai al pettine? Come mai? Perché? In ogni modo, cari amici, cari fratelli, oggi è il giorno di quelle persone che sono morte, tante, tante, tante. Quelle persone che con dignità e onestà, questi ebrei e non ebrei, sono saltati nel mondo dei sogni, sono saltati nel mondo del paradiso se esiste o nell'inferno, chi lo sa. Vorrei ringraziarvi tutti. E vorrei che tutti voi faceste veramente un esame di coscienza, perché veramente non è facile vivere in questa città, non è facile vivere in questo mondo, non è facile nulla, ve lo voglio dire con amore e serietà. Tanta gente straniera potrebbe parlare più di me in quegli stati dove c'è la guerra,
in quegli stati dove non c'è, dove c'è un comunismo, ma non è un comunismo liberale, c'è un comunismo fascista, ed è vero. Perché in Albania, tanti anni fa, quelli che sono arrivati dall'Albania, sono arrivati dall'Albania perché là c'era un comunismo fascista. Il fascio. Chi non sapesse cosa vuol dire fascio, se lo vada a studiare. Chi non sa cosa sono le camicie nere, se lo vada a studiare. Perché qua non c'è Führer, qua non c'è Hitler. Qua c'è Giovanni, che c'ha un'anima, c'ha un cuore, c'ha un cervello. E tante cose non sono belle a dire. Io ancora vorrei dire questo. In questa Italia ci vorrebbe, ma non appena in questa Italia, in queste nazioni, in questa Europa, in tutto il mondo ci vorrebbe amore, fraternità, equità, uguaglianza, pace, amore, simpatia, affetto. Veramente. Perché è meglio avere un bacio oggi e non uno schiaffo domani. È meglio avere un bacio oggi e non un calcio nel sedere domani. Ed è tutto quello che sta succedendo in questa Italia. Dalla Russia all'Ucraina all'America. Perché ci si muove già da soli con malattie invisibili. Con malattie che non sai perché ti vengono. Con tante cose che ti partono, da un'embolia, a un morbo di Parkinson, a un Alzheimer, a una malattia di pancreas, a dei tumori, dalla gola ai polmoni, al cervello, alle orecchie, al naso, alla bocca, ai denti. E alle articolazioni e a tutto il resto che non voglio dire. Sappiate, amici, fratelli, sorelle, vi prego, tutti insieme nel mondo, cerchiamo di comportarci bene, cerchiamo di amarci e di essere condivisibili a certe idee, perché qua siamo in un mondo che non potrei dire a parola, ma siamo in un mondo impensabile. In un mondo che si susseguono di violenze, terrorismo e terrore. Perché sarà veramente ancora una battaglia contro questo Covid che non si sa da dove viene, ma lo sanno appena loro e non lo sappiamo noi. E delle volte per tante persone giovani e per tanti genitori è drammatico perdere i propri figli, perdere i propri nonni, perdere i propri padri, le proprie mogli e tanti altri. Perché oggi ci vuole un progresso senza rottura con il passato. È un discorso concentrato su tanti problemi interni più che sulla grande politica internazionale. Oggi è vero. La Germania si trova tra est e ovest, tra la Russia e l'America. E delle volte penso che è incerto, divide, ma Schulz ha preferito diplomaticamente sorvolare. Come mai? Perché? È veramente un'Europa europeista e sono convinto che i partner non dovranno temere questa grande rottura, ma ci dovranno temere i cambiamenti di rotta. E se la Frau Merkel continuerà a proseguire veramente su Scholz e il nono cancelliere con il quarto socialdemocratico di oltre 80 anni, io spero tanto che un segno di stabilità nei confronti, a parte il Vaticano, sia il primo di una coalizione a tre. E presumo che non sarà facile veramente trovare quella semplice intesa
quella semplice armonia di libera Democratic Italia France, perché ci vuole prudenza per questa finanza e per questa grande ecologia, perché veramente non è facile oggi come oggi pensare che in 2 giorni si ritorni in Serie A. Grazie da Giovanni Di Giuni, buonanotte a tutti e buona serata. Vorrei salutare Manuel Gilberti e dargli gli auguri di una buona guarigione per suo nonno, Roby Scana. Vorrei salutare Gaetano Papparchiella, Esitano Mimmo, Roberto Selmi, Federico Somenzi, Gianluca Raiti, Arpinder Singh, Arminder Singh e tutti quegli altri che sono in linea. Vorrei anche salutare quel piccolo e grande salvatore Landini. E vorrei salutare tutti quanti che sono in linea, augurando loro una buona notte, sperando veramente che in questa notte e in questi giorni qualcuno mi scriva per venire con me per formare una nuova squadra per il cambiamento di Pozzaglia d'Unica a Cremona. Ciao da Giovanni Di Giuni, buonanotte.